Paola Vecchia. Politici con questa personalità e capacità di comunicare non ci sono più in Austria. Jörg Haider aveva conquistato la Carinzia con la sua politica, ma soprattutto con il suo modo di fare. Diretto, alla mano, incontrava tutti, frequentava, faceva sorridere e anche ridere il suo pubblico. Un elettore su due lo voleva come suo governatore. La Carinzia lo amava e lo ama. E Jörg Haider amava la Carinzia e la gente, che metteva al centro della sua azione politica. Tuttora la sua tomba, nella valle del Berental, è meta di pellegrinaggio degli abitanti della regione, che si spingono fin sulle montagne per portare fiori e candele al loro amato governatore. Ma nel resto dell'Austria e in Europa la realtà è ben diversa. La figura di Jörg Haider ha sempre suscitato polemiche e contestazioni. A cominciare dalla stessa Valle degli Orsi, il Berental, che Haider aveva ereditato da un prozio. La terra, proprietà di una famiglia ebrea, a causa delle leggi razziali, sarebbe stata ceduta a un prezzo irrisorio prima della Seconda Guerra Mondiale. E i giornali si scatenano contro Haider, accusandolo di antisemitismo. In Austria, attacchi e critiche a Haider arrivano da molti intellettuali ed esponenti della cultura, dall'attore Klaus Maria Brandauer al direttore della Kunsthalle di Vienna, Gerald Matt, inutilmente. Il premio Nobel Elfriede Jelinek conclude sconsolata: tutto ciò che come artisti abbiamo tentato di fare ha solo rafforzato il fatto. Haider e la famiglia non si sono mai curati di questo. Le persone importanti per noi sono le persone normali, che quotidianamente vanno al lavoro, che hanno famiglia, che devono fare i conti e si guadagnano il pane quotidiano. Davanti alle critiche, Haider non faceva una piega. Furbo, spiritoso. Dopo ogni battuta o frase infelice, lasciava stemperare la polemica e poi smentiva. Parlava di fraintendimenti, rettificava con altre battute e concludeva: meglio un lupo travestito da agnello che un agnello travestito da lupo. In chiusura, abbiamo esaminato tutto quello che era possibile esaminare da un punto di vista giornalistico, le modalità dell'incidente, le reazioni della polizia, le indagini, l'autopsia. Un suo giudizio finale. Giudizio mio finale è che era opportuno far meglio le cose e togliere ogni dubbio, dare più trasparenza al caso. Inefficienza o della polizia austriaca o della magistratura, di chi ha fatto l'inchiesta, o calcolo? Anche il caso e entrambe queste cose che lei ha detto. Io credo che era utile anche prima delle elezioni dare un'immagine, tentare di dare un'immagine negativa su Jörg Haider prima del voto, che andava a sostituire l'etichetta di uomo nero che non era più utilizzabile dopo un funerale di Stato. Che peraltro non ha funzionato, perché poi dopo la sua morte il suo partito ha avuto un'affermazione netta. Certo, perché io credo che gli austriaci hanno ritenuto una strumentalizzazione, entrando poi nella vita privata di una persona, queste cose che sono, come sono state presentate, e hanno mantenuto un dubbio sul reale andamento delle cose. Io credo che più trasparenza avrebbe dato una maggiore legittimità. Paolo Rumitz. Il magistrato si è tenuto nascosti i risultati del tasso alcolico nel sangue di Haider per settimane e l'ha tirato fuori pochi giorni prima delle elezioni, il che già la dice lunga sulle pressioni del mondo politico perché ne uscisse una figura di Haider squalificato. Che non ha funzionato, ripeto. Non ha funzionato perché si è visto la gente quanto gli voleva bene, quanto lui si muoveva come un pesce nella sua acqua. Era un uomo disponibilissimo. Se lei dovesse riassumere gli elementi che abbiamo di ambiguità, di dubbio che circondano questa morte e che abbiamo esaminato in questo racconto.
Che direbbe? Ma intanto non ci sono testimoni. Non ritengo siano state fatte le analisi dovute a livello dell'alcol nel sangue, troppo tardi, e a livello di droghe, non indagini mirate. Non riesco a capire perché dopo una compressione la macchina esplode con delle portiere che rimangono in mezzo alla strada. C'era anche quel dettaglio, quel dettaglio che si vede del resto anche in quell'affare là, in quella della parte anteriore con le gomme scoppiate, come se fosse stata sottoposta ad una forte pressione verso il basso. Sì, non capisco perché la scatola nera della macchina è stata data alla Volkswagen e non esaminata da una persona neutrale. In qualche modo il locale Stadtkremer dove lui è stato poco prima di morire e dove ci sono dei testimoni che sono stati in qualche modo drogati anche nei giorni successivi. Il nome non è stato fatto però sulla stampa carinziana. Ma soprattutto mi chiedo come mai la stampa austriaca non ha mai fatto un'inchiesta seria sulla morte di Heide. Tutte e due, scusi. C'era come la paura di disturbare il manovratore. E il manovratore non aveva forse interesse che si dicesse. Voi tutte e due voi conoscete l'Austria per ragioni diverse da dentro e piuttosto bene. Noi siamo abituati in Italia con una stampa molto, molto invasiva, molto aggressiva, insomma, fino adesso almeno. E in Austria credo che le abitudini cronistiche siano molto diverse, sbaglio? Gli austriaci non mettono il naso nel palazzo del potere, non si pongono troppe domande. Anche coloro che nutrissero dei dubbi terribili sulla morte di quest'uomo difficilmente uscirebbero allo scoperto per dire quello che pensano. Concorda? Secondo me la stessa famiglia Hyde è molto prudente nel gestire il seguito di questa storia. Anche il signor Quercia stasera è stato molto prudente, sì. No? Però concordo un po' su questa immagine. Diciamo, no, il ruolo della stampa e della politica non è uno il guardiano di quello che fa l'altro. Diciamo, giocano assieme e fa parte del sistema contro cui Jörg Haider tutta la vita ha combattuto, quindi in qualche modo non è sorprendente questa reazione congiunta. Prego. No, io volevo trarre una conclusione da questa storia. Io non so che cosa sia realmente accaduto, non lo posso sapere, però una cosa è certa, l'uomo è stato vittima della sua incredibile disponibilità di approccio con le persone. Io credo che lui non abbia stretto la mano a tutti i carinziani, se non a tutti gli austriaci, abbia bevuto qualcosa con loro. Non c'era niente di più, non aveva scorta, si buttava tra la folla con un desiderio quasi fisico, sì, quasi di sensuale contatto, di stare tra la gente. In questo era un grandissimo populista, quindi credo che se c'era un uomo facilmente drogabile era lui. Era lui, grazie, alla prossima.